Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio di My Vampire Love. Finalmente ci siamo, il momento cruciale sta arrivando e io ovviamente non vedo l'ora, quindi non voglio perdermi in chiacchiere, direi di cominciare subito perché voglio vedere come sarà questo nuovo episodio. Ci siamo. Chiudo lentamente gli occhi, concentrandomi sul mio respiro, sulla fiamma delle candele, sul profumo di incenso e di sandalo. Assorbo questa atmosfera intima e romantica e la magia del momento. Il mio cuore è pronto, la mia mente è in pace. Lascio che venga lui. Non resisto, non voglio più giocare. Lascio che Drogo venga da me al suo ritmo, come preferisce. Sento Drogo girarmi intorno, come se fossi una preda succosa. Si avvicina a me e sussurra il mio nome all'orecchio. Il suo respiro mi fa fremere, sento le farfalle nello stomaco, le sue labbra sfregano contro le mie, poi mi copre la nuca di baci. Drogo fa scivolare le spalline del vestito che cade ai miei piedi. Apro gli occhi e incontro il suo sguardo. I suoi occhi si incupiscono mentre mi squadra da testa a piedi. Le mie mutandine bianche, quasi trasparenti, sembrano aver avuto l'effetto sperato. Poi noto il suo turbamento. Dal modo in cui si morsica il labbro inferiore. Questo dettaglio basta a farmi sentire bellissima, una donna desiderata e desiderabile. Ha un effetto incredibile su di me. Sento che sto riscoprendo me stessa attraverso gli occhi di Drogo. Mi sento scottare all'improvviso, come se il mio corpo stesse prendendo fuoco sotto il suo sguardo lascivo. Sono completamente travolta dall'attrazione che c'è fra di noi. E non ho intenzione di liberarmi. Appoggio dolcemente una mano sul suo torace, prima di rivolgergli un'occhiata d'intesa. Si è spogliato. Per tutta risposta, Drogo solleva le braccia, invitandomi a svestirlo. Faccio scorrere la maglietta sopra la sua testa. Lascio cadere la maglietta a terra e mi concentro sulla vista di fronte a me. Ammiro il suo torace atletico, il suo petto scolpito. È magnifico. Le mie dita scorrono lentamente sulla sua pelle, accarezzando la sua pancia soda, esaminando i rilievi del suo torace. Drogo rabbrividisce, poi mi rivolge un sorriso devastante. Capisco che il mio vampiro preferito è pronto all'azione. Oddio, c'è la scena segreta! Oh! In un batter d'occhio, Drogo è sopra di me. Mi afferra per i fianchi e mi spinge contro il muro. Le labbra si schiacciano sulle mie con urgenza. Un brivido elettrico mi percorre. La sua lingua si insinua tra le mie labbra e si incontra con la mia. Mi bacia profondamente. La sua lingua affonda dentro di me. Ok, adesso ci saranno tutte le descrizioni. Mi abbandono completamente. Sono più inebriata che mai dalle sensazioni che provo per il suo bacio. Mi sento letteralmente arrovesciata. Mi pervade un'incredibile sensazione di benessere che mi consente di dimenticare i problemi degli ultimi giorni e mi fa immergere in questo flusso di pura energia. Gemo contro le sue labbra, lui reagisce immediatamente, si stringe ancora più forte a me, intensificando il bacio, sempre più famelico. Affondo le unghie nella sua schiena, tenendolo il più stretto possibile. Con un balzo avvolgo le mie gambe attorno alla sua vita. Sorpreso, Drogo interrompe il nostro bacio, allontana la faccia dalla mia e sorride. È chiaro che apprezza la mia audacia. Mi hai appena dato un'ottima idea. Tipo, che idea ti ho dato? Che idea gli è venuta in mente? Vabbè, diciamo la prima che sono eccitata, tanto nel momento, ok. Drogo sa come mettermi in questo stato. Basta una parola da parte sua e mi sciolgo come neve al sole. Le sue parole aprono così tante possibilità che resto senza fiato per l'eccitazione. Il solo pensiero mi fa arrossire. Fammi vedere allora. Oh, si è trasformato. Un bagliore rosso inizia a danzare negli occhi di Drogo. Trattengo il fiato, aspettando quello che arriverà. Sento il battito pulsarmi nelle tempie. Con mano abile, Drogo mi scioglie i capelli e li fa scorrere tra le sue dita.
Drogo si sporge in avanti per baciarmi il collo, sfruttando la vicinanza per mordicchiare il mio orecchio. Il mio corpo si scioglie all'istante. È una follia. Poi le sue labbra ritrovano istintivamente le mie, la sua lingua si avvolge sulla mia in un'altra danza frenetica. Tenero e appassionato, il bacio alimenta il nostro desiderio. Le sue mani sono ovunque sul mio corpo. Sento la sua passione crescere. Voglio che mi possieda, subito. Mi lascio, non riesco a trattenere un gemito. Facciamo la seconda, che non riesco a trattenere un gemito di impazienza. Drogo sorride contro le mie labbra. Ritraggo lentamente il viso. La mia pazienza sta per finire. Voglio molto di più. Che sta aspettando? Un invito scritto? Drogo! Drogo scoppia a ridere e mi solleva senza troppe cerimonie fra le sue braccia forti per portarmi verso il letto. Cioè, si è vendicato per prima, secondo me. Mi vendico di lui. Non so come. Per vendicarmi, inizio a mordicchiargli la nuca con precisione giocosa e dispettosa. Hai davvero una gran fame? E allora saziami. Drogo mi posa con precauzione sul materasso e si toglie il resto dei vestiti. Il cuore mi batte all'impazzata nel petto. Non mi stancherò mai del suo magnifico corpo. E beh, in effetti. Drogo si sdraia al mio fianco e mi passa lentamente le dita sul collo, sulle spalle e lungo le braccia. Se hai bisogno di altro tempo per pensare, possiamo fermarci qui, Elena. Ma sei scemo, ma quale pensarci? Andiamo dritto al punto, no? Ormai ho deciso, non si torna indietro. Voglio andare fino in fondo, Drogo. Ho scelto te per trasformarmi. Voglio condividere questo momento solo con te. Lo spero bene, non ti avrei condivisa con nessun altro. Sorrido alle sue parole. Amo la singolare sensazione di appartenere a lui. Lo so già, ma ricordarlo non fa male. Drogo si impadronisce nuovamente delle mie labbra, abbassandomi le mutandine fino a che non sono completamente nuda. Va bene. Interrompe il bacio per osservarmi con devozione. La mia nudità non mi imbarazza. Stretta a lui, mi sento protetta e invulnerabile. Con un solo movimento, Drogo ci copre con il lenzuolo. Mi accarezza dolcemente la pelle, facendo crescere ulteriormente il mio desiderio. La sua bocca si muove per esplorare tutto il mio corpo, tracciando curve febbrili con le labbra, avventurandosi sempre più lontano. Il ragazzo ci sa fare proprio tanto. Rapita da questa deliziosa avanzata, fatico a contenere sospiri di piacere. I suoi capelli mi solleticano la pelle, una squisita tortura. Questa danza erotica mi fa girare la testa. Prima che me ne accorga, Drogo scivola tra le mie gambe e mi copre con il suo corpo. Ok. Tutto di lui mi piace e stimola i miei sensi. Il suo sguardo, dolce e predatorio, la sua voce, roca, il suo fisico atletico, il suo profumo inebriante. E la mia droga, Drogo. Drogo, droga. Oh. Ci scambiamo un lungo ed intenso sguardo. Sentiamo che le nostre anime si connettono. Ora i suoi occhi hanno un tenue bagliore rosso, ma Drogo sembra mantenere il controllo. Ancora per poco. Mi fido di lui. La seconda. So che Drogo si è preparato mentalmente a contenere i propri istinti e a rendere questa serata memorabile. Non temere, cosina. Sono ancora qui. Lo so, mi fido di te. Lo so, non ho mai dubitato. Eppure il suo desiderio anima la sua sete di sangue. Drogo presto raggiungerà il punto di rottura. Stranamente, non ho paura. Mi fido di lui. Le sue labbra accarezzano le mie, prima di impossessarsene, come un uomo che plachi la sua sete nel deserto. Il bacio si fa languido, le nostre lingue si incontrano di nuovo, attorcigliandosi e catturandosi. Incrociamo le nostre dita, unendole in un trionfo di familiarità. Quando finalmente il suo corpo si scioglie nel mio, ci uniamo in una cosa sola. Mi sento completa, mi possiede completamente.
Mi lascio sfuggire un lungo gemito di soddisfazione e faccio oscillare istintivamente i fianchi. Ogni tocco della sua pelle contro la mia mi elettrizza. Gli passo le mani tra i capelli, poi chiudo gli occhi per apprezzare il momento al meglio. Drogo detto un ritmo irregolare che mi fa impazzire. Una febbre intollerabile cresce dentro di me. Ogni nuovo assalto origina ondate di spasmi nel mio corpo. Oh, finalmente l'illustrazione! Era ora, che bella! Molto passo, cioè lui, mamma mia, ma quanto è figo in questa illustrazione! Oh mio Dio, cioè, l'hanno disegnato benissimo, è di un sexy che non vi dico. Wow. Ok, penso che questa finora sia la mia illustrazione preferita, cioè così da vicino è ancora più bella, mamma mia, ok. Gli avvolgo il collo con le braccia, lo attiro a me, lo sguardo vermiglio di Drogo si fissa nel mio, poi affonda la faccia nella curva del mio collo. Oddio, ci siamo, ci sta per mordere. Ma pure io mi farei mordere da lui. Vabbè, così, no? Tanto per. Trattengo il respiro. È il momento. Stiamo per perdere l'umanità. Proviamo a dire la seconda, che sono sempre più eccitata? Ma sì. Drogo mi copre la nuca di baci, la punta dei suoi denti mi sfrega la pelle. Mormora il mio nome al ritmo del battito del mio cuore. Cioè, quanto è bella questa illustrazione. Elena, ti amo. Ma uno così dove si trova nella realtà? Boh. Le emozioni mi assalgono, mi invadono. Il corpo trema, il mio cuore si eleva, la mia anima vibra. Non è la prima volta, ma è più forte di me. Ti amo anch'io, Drogo. Lo incoraggio, vai avanti. Credi in noi. Drogo annuisce impercettibilmente. All'improvviso, la pressione pericolosa e sensuale dei suoi denti si fa più forte. I suoi canini trapassano la mia pelle. Mi inarco istintivamente, gettando la testa all'indietro. Affondo le unghie nelle sue spalle e il mio cuore batte senza controllo. La sensazione è divina. Mi sento trasportata in un'altra dimensione. Mentre beve il mio sangue, il piacere si diffonde dentro di me. Mi trapassa tutto il corpo. Perdo gradualmente l'orientamento, il senso della realtà. Incapace di resistere al desiderio, continuo a muovermi freneticamente sotto il corpo del mio amante. Drogo serra la presa sul mio collo, affondando i canini ancora più in profondità, prima di rispondere ai miei inviti con altrettanta passione. All'improvviso, una miriade di sensazioni esplode dentro di me, spazzandomi via alla velocità della luce, mentre Drogo mi raggiunge in un gemito di piacere. Prima che possa riprendere fiato, una morsa gelida mi stringe il cuore e addormenta i miei arti. Stiamo per morire, mi sa. Sto annegando in me stessa, mi perdo nel labirinto della mia anima. La mia mente vaga, si allontana, è impossibile pensare. Avverto una sensazione di pienezza che oscura l'ambiente circostante. L'oscurità mi avvolge, mi lascio andare. E sì, stiamo per morire. Nei più profondi abissi del mio essere sento una scintilla, una leggera brezza soffia sulla mia anima, accendendo una brace. Sembra che il mio potere voglia svegliarsi. Mi concentro su di lui. Oscillo tra resistenza e stanchezza, ma la mia mente è troppo offuscata, troppo confusa per capire che cosa sta succedendo. Elena, chi è che ci sta chiamando? Una voce. Chi è? Non è Drogo? Ah sì, è lui. Cosina, svegliati per favore. Avanti, combattilo. Per me, per noi. Ah, lui praticamente ci sta dicendo tipo di non lasciarci morire. Quindi di combattere. Drogo, perché così agitato? Fatico ad aprire gli occhi, le palpebre sembrano di piombo. Sono persa, debole, la vista è offuscata. Sento freddo dentro di me. Ma siamo vivi o morti? Non l'ho capito. Provo a parlare? Cerco di spiegare quello che sento, ma invano.
La bocca è impastata, non riesco a pronunciare una sequenza coerente di parole. Tipo così, no? Drogo mi prende con delicatezza il viso e lo libera dai capelli che mi sono caduti sulla fronte. Cosina, hai raggiunto il punto di non ritorno. Bevi il mio sangue. Fidati di me. Bevi. Ora. Ok, praticamente noi stavamo morendo e quindi se non bevevamo il sangue di Drogo, cioè morivamo veramente, tipo e ciao. Ok. Mi sento imprigionata nel mio corpo, incapace di muovermi. Combatto per tenere gli occhi aperti. Osservo il volto di Drogo, ma la sua espressione mi sfugge. All'improvviso, la sua bocca è sulla mia, la sua lingua si fa strada. Avverto un gusto metallico sul palato. Capisco che Drogo si è morsicato la lingua per offrirmi il suo sangue. Ah, cioè noi non avevamo neanche la forza di bere il suo sangue, quindi lui ha dovuto trovare un'alternativa per darcelo praticamente. Il liquido sciropposo mi scende lungo la gola. Una serie di immagini popola la mia mente. I ricordi di Drogo in ordine casuale. E adesso inizio ufficialmente la trasformazione in vampiro. Mi concentro su di loro, assolutamente. Percepisco Drogo, picchiato a sangue e abbandonato in un vicolo squallido. Aspetta la morte, il tempo sta per scadere. Drogo si sente in colpa per aver abbandonato sua madre e rimpiange di non aver avuto la forza per proteggerla dalla crudeltà del mondo. Qualcuno si avvicina e si inginocchia accanto a lui. Cerco di vedere la sua faccia, ma il ricordo svanisce. E vabbè, era Victor quello lì. Sento ciò che sente lui. Sono consapevole delle sue emozioni, dei suoi sentimenti, delle sue paure e convinzioni. Questo vortice di emozioni e pensieri mi travolge. Ho un nodo in gola. I battiti del cuore vanno per conto loro. È troppo tardi per tornare indietro, per cambiare idea. Un nuovo capitolo sta per iniziare, una nuova esistenza. Come un naufrago che si aggrappa ad una zattera, galleggio tra due mondi. Scorgo la presenza di Drogo vicino a me, ma tutto è nebbioso. Sono sopraffatta da un'enorme fatica, mi sento debole, senza forza vitale. Una sensazione di benessere e completezza mi pervade, mi sento in pace. I miei pensieri scorrono liberi, il passato è passato. La mente cerca di immaginare il futuro, ma le nuvole dell'infanzia nascondono il mio destino. Mi aggrappo al mondo reale. Sono convinta che quest'ultimo velo nasconda qualcosa di importante. Una parte di me. Lascio che il mio spirito ci si avventuri. Mi sento stranamente tesa, come se stessi per fare una scoperta importante. Ma quale? Mentalmente mi avvicino alla meta. I ricordi sono un turbine di immagini, colori, odori, parole. Mi ci immergo con nostalgia. Accolgo le emozioni, le sensazioni scatenate da questi ricordi. Mi sento calma, serena. Mi arrendo a me stessa. All'improvviso scorgo una sagoma familiare. Mia madre nella nostra vecchia cucina. Mi guarda con aria orgogliosa e mi posa una mano sulla testa. Stiamo ricordando nostra madre. È una scena della mia infanzia, ma non ho un chiaro ricordo. Che strano. Lei ci sta parlando? Va tutto bene, cara. Hai più talento di quanto ne avevo io alla tua età. Ricominciamo, mamma. Posso fare ancora meglio? Di cosa stavamo parlando? Mia madre si abbassa fino alla mia altezza e mi guarda con aria seria. I tuoi poteri sono un dono prezioso, tesoro. Non sono un giocattolo. La prima cosa? I miei poteri? I miei poteri si sono risvegliati durante la mia infanzia. È impossibile. Non me lo ricordo. Scioccata, provo a seguire questo ricordo, ma la ruota del tempo continua a girare, trascinandomi verso altre immagini nascoste della mia infanzia. Ma ci sono stati cancellati i ricordi. Stavolta sono più grande, circa 10 anni. Mia madre di fronte a me singhiozza. Questa visione mi stringe il cuore. Vorrei consolarla, ma le sue lacrime e il suo dolore appartengono al passato. Non ho scelta, cara. I tuoi poteri si stanno sviluppando troppo in fretta e tu non conosci tutti i pericoli che ti circondano. Ma sono i miei poteri,
Li voglio tenere. È troppo pericoloso. Per favore, non rendere le cose ancora più difficili. Prometto di restituirteli più avanti. Oh, ecco com'è andata quindi nella realtà. Noi da piccole avevamo i poteri, però nostra madre è stata costretta a toglierceli e a cancellarci a quanto pare la memoria per proteggerci, per il nostro bene. E adesso lo stiamo scoprendo. Quando? Quando sarai un'adulta? Quando diventerai una donna abbastanza forte per controllarli? La seconda, finalmente capisco, adesso tutto è più chiaro. A quanto pare, mia madre sentiva che i miei poteri erano troppo forti, per cui me li ha momentaneamente tolti, cancellandoli dalla mia memoria. È stato un dono più che un castigo. Mi ha consentito di crescere in pace, come una bambina normale. Il cuore mi si riempie di gratitudine. Perché? Non voglio attendere così a lungo. Dai, mamma, lasciameli tenere. La me bambina si rivolge a me. Mi esamina con curiosità prima di parlarmi. Diglielo Davvero? tu, dille che sappiamo gestire i nostri poteri. Anche mia madre mi guarda e sorride con tristezza. Ho un tuffo al cuore. Ok, cosa sta succedendo adesso? Possono vedermi? Davvero? Ma questo è un ricordo, appartiene al passato. Mia cara, cosa ti è successo? Stiamo vedendo lo spirito di nostra madre. Sta parlando con me. Certo, con chi dovrei parlare? Oh mio Dio, mi sa che è così. È incredibile, la prima, stiamo parlando con il suo spirito. Io, mamma, non capisco. Che cosa sta succedendo? È un incantesimo sigillato. Ho sepolto una piccola parte della mia aura magica dentro di te. Wow! Perché? I miei poteri? Perché me li hai tolti così a lungo? Perché non mi hai detto nulla? Ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi madre. Ho protetto mia figlia. Volevo dirtelo, ma il destino ha deciso diversamente. Il suo volto è triste e la sua espressione tradisce il rimpianto. Capisco che ha sofferto enormemente per questa situazione. Da cosa volevi proteggermi? Di cosa avevi paura? Che la gente scoprisse la magia a causa mia. Facevo parte di una classe scelta di streghe ed ero molto attiva nel mondo oscuro. Combattevamo contro le forze del male. Eravamo così note da diventare bersagli preferenziali per molti individui con scopi magici, tipo Victor. Ah, gli antichi, sì, esatto, appunto, quindi questo. Intendi dire gli antichi? Sono loro che ti davano la caccia e ti hanno spaventato così tanto. I vampiri antichi non sono le uniche creature a nascondersi nell'ombra. Che altri pericoli ci circondano, mamma? Ti prego, dimmelo. Mia madre sospira e scuote la testa. È troppo presto. Una cosa per volta. Prima devi sopravvivere. Che vuoi dire? L'incantesimo sigillato doveva scomparire lasciandoti accedere ai ricordi di infanzia solo in caso di grave pericolo. Mia cara, stai morendo. No, io. All'improvviso, tutto quello che è accaduto mi colpisce come un treno a piena velocità. Ammetto la verità, io voglio essere sincera. Mamma, per sopravvivere, sono diventata un vampiro. Era l'unica soluzione. Mi dispiace tanto. Oh tesoro, non ti devi scusare. Sono certa che era l'ultima spiaggia. L'importante è che tu sopravviva. Ok, quindi approva la nostra scelta, bene. Sono sollevata. Era quello che desideravo, la sua approvazione. Ora che il sigillo è spezzato, recupererai tutti i tuoi poteri. Sono certa che riuscirai a controllarli. Sei abbastanza forte. Non appena pronuncia queste parole, un'ondata di calore mi percorre le vene. Sento i miei poteri rivoltarsi e moltiplicarsi, come un vulcano pronto ad eruttare. Non mi sono mai sentita così forte. Sono fiduciosa. Farò del mio meglio per non deluderti.
Non ho dubbi. Non c'è tempo da perdere, mia cara. Se vuoi sopravvivere a questa prova, devi fonderti con la parte oscura che cresce dentro di te. Accetta questa nuova vita, Elena. Credi in te stessa e andrà tutto bene. Ti voglio bene, figlia mia. Resterai sempre il mio traguardo più importante. Oddio, questa scena è così commovente. Ti voglio bene, mamma. Grazie di tutto. L'immagine di mia madre svanisce gradualmente, come corrosa da un'aura nera e opaca. Contemporaneamente, una mano tenebrosa si estende verso di me dal vuoto, e sarà Drogo, immagino. Più determinata che mai, afferro la mano e in quel momento accetto il mio destino di vampiro. Ok, ragazzi, siamo ufficialmente vampire da adesso. Ed è finito così il capitolo, in questo modo, con noi che finalmente siamo diventate vampire. Fantastico. Allora, devo dire che questo capitolo mi è piaciuto tantissimo, soprattutto quest'ultimo episodio, perché insomma c'è stata la nostra trasformazione. Adesso inizierà praticamente un nuovo step, una nuova fase, una nuova vita, diciamo così. E sono curiosissima di andare avanti con la storia per vedere come sarà adesso la nostra nuova vita da vampiro, cosa cambierà, come diventeremo, non lo so. Wow, questo gioco mi sta piacendo sempre di più. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate voi giù nei commenti. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, e secondo me questo episodio lo merita davvero. Se non siete iscritte, vi invito a farlo, così non vi perderete i prossimi giochi che porterò sul canale. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!